Quali sono le opportunità internazionali per il sistema del food italiano? Ma sicuramente la prima affermazione importante credo sia quella relativa al tempo, perché il successo del prodotto italiano è indubbiamente ai massimi storici, ma questo non deve indurre a trascurare la velocità con la quale bisogna consolidare una distribuzione, soprattutto un marketing delle marche italiane nei vari paesi, in particolare partendo da quelli più avanzati dove i canali distributivi possono accettare e valorizzare le specifiche caratteristiche del prodotto. Quali sono i valori su cui si fonda il successo internazionale dell'Italian Food? Ma il mio punto di vista tende a essere un po' differente dalla retorica che generalmente sentiamo nei vari convegni, nel senso che non tutte le marche, non tutti i prodotti sono uguali, quindi abbiamo marche che sono già internazionali e sono prodotti industriali che riflettono una peculiarità specifica del saper fare italiano. Ma non dimentichiamo che soprattutto nell'alimentare le aziende italiane sono medio-piccole e i punti di eccellenza, i punti che costituiscono quel valore a volte mitico della cucina italiana non hanno la capacità di diffondersi come le grandi multinazionali stile Barilla, Ferrero e oggi possiamo dire anche Rana e molte altre. Quindi distinguiamo fra piccole marche e grandi marche, le problematiche sono molto diverse. Ci sono possibilità per la distribuzione italiana di partecipare a questo processo di internazionalizzazione e come? Ma credo che senza fare nomi ci siano già aziende che pensano e che qualcuno ha già provato, tentato con maggiore o minore successo di esportare le proprie linee, in particolare di prodotti gastronomici. Penso che da questo punto di vista si scontino però dei limiti che partono dalla situazione attuale del nostro paese, vale a dire il prodotto internazionale per avere successo deve essere ben distintivo, non deve nascere dalla classica guerra dei prezzi, ma deve essere qualche cosa che è stato vissuto in primo luogo nel paese di origine, quindi sicuramente sono sforzi ammirevoli e sforzi molto importanti. La strada per i distributori è altrettanto ardua quanto quella dei produttori medi e piccoli. Questa potrebbe essere una strada, cioè diffondere le private label dei distributori attraverso altri retailer. Penso di sì, anche se la distribuzione estera non è omogenea, quindi se prendiamo come esempio privilegiato gli Stati Uniti, noi abbiamo ovviamente catene indipendenti che fanno della gastronomia e della specialità un punto di forza e viceversa abbiamo grandi catene che puntano al mass market, quindi i canali sono estremamente differenziati all'estero e bisogna scegliere a priori quali servire. L'aspetto della private label dovrebbe essere affrontato come quello di un prodotto manifatturiero, perché a conti fatti la private label è comunque una piccola entità quando la rapportiamo al mercato globale e all'export, mentre è molto forte, può essere molto forte nel territorio nazionale. Quando andiamo all'estero i problemi di marketing, di distribuzione, di logistica, di comunicazione sono uguali se non più complessi che non quelli del mondo industriale.